Buonasera a tutti, fedeli amici della pagina Anima Nera Azzurra. Oggi possiamo dirlo, la nostra Inter ha ufficialmente raggiunto gli ottavi di finale di Champions League. Dai, dobbiamo essere contenti perché questa squadra oggi ha raggiunto il primo obiettivo della stagione. Perché parliamoci chiaro, superare il girone era l'obiettivo numero uno e questa squadra l'ha superato senza problemi. Questa squadra in Europa, bisogna dirlo, negli ultimi tre anni ha fatto dei progressi incredibili. L'Inter che non superava i gironi è un ricordo lontano, perché è vero, sì, che bisogna dirlo, mentre l'anno scorso abbiamo superato noi stessi, perché l'Inter l'anno scorso era finita nel girone della morte, in un girone infernale con Bayern Monaco e Barcellona. Quest'anno siamo finiti in un girone un po' più facile, un po' più alla nostra portata, bisogna dirlo, l'abbiamo superato facilmente, perché pure oggi abbiamo battuto 1-0 il Salisburgo in Austria. Non posso ritenermi soddisfatto della prestazione al 100%, perché bisogna dire la verità, l'Inter mi è piaciuta solo nell'ultima mezz'ora, quando sostanzialmente ha fatto entrare i suoi migliori giocatori, perché la partita è cambiata quando Inzaghi ha deciso di buttare dentro Lautaro Martinez e Barella. Soprattutto Lautaro Martinez in questo momento è un giocatore semplicemente insostituibile, è entrato lui e la partita è cambiata da così a così, nel senso che l'Inter ha creato occasioni, la difesa del Salisburgo ha passato dei momenti difficilissimi perché Lautaro è entrato e non ha segnato per una questione di centimetri, perché il portiere del Salisburgo ha fatto una parata pazzesca. Poi ha segnato quel gol su rigore, dove è vero che il rigore se l'è conquistato Barella, ma comunque giusto la sua presenza in area di rigore ha creato problemi grossi alla difesa del Salisburgo. È un Inter Lautaro dipendente, bisogna dirlo, perché oggi Sanchez era obbligato a non far rimpiangere Lautaro e la partita è cambiata nel momento in cui Inzaghi ha deciso di mettere dentro Lautaro e di sostituire Sanchez. Cioè, questo, ragazzi, è un dato di fatto, però allo stesso tempo io non ho voglia di puntare il dito contro Inzaghi o di criticare l'allenatore, perché parliamoci chiaro, io mi rendo conto delle decisioni di Inzaghi, posso comprendere alcune scelte di Inzaghi, perché lo so che Lautaro è stato spremuto come un limone, ok che è una forza della natura, ok che quest'anno sta segnando a raffica, però in ogni caso certe volte deve anche un po' riposare, me ne rendo conto. Lui ha pensato, lo faccio riposare, Sanchez all'andata ha già offerto una buona prestazione, speriamo possa ripetersi. Purtroppo Lautaro e Sanchez sono giocatori che non possono essere messi sullo stesso piano, cioè c'è una differenza pazzesca tra i due, c'è l'oceano Atlantico tra Sanchez e Lautaro, ok che è un paragone anche un po' ingiusto, perché uno è un giocatore nel momento migliore della sua carriera, l'altro un giocatore di oltre 35 anni, però questo può essere alla lunga, può diventare un problema. Per questo io mi auguro che la società decida di correre ai ripari a gennaio, penso sia doveroso acquistare una prima punta, perché per il momento gli unici che hanno tenuto in piedi il reparto offensivo sono stati Thuram e Lautaro. E non puoi puntare solo su due giocatori, un reparto non può dipendere da due giocatori, un reparto deve anche avere delle buone alternative, dei validi sostituti. Tu al momento hai due sostituti che superano i 30 anni e che entrambi non hanno dato grandi garanzie in questa prima parte della stagione, uno a livello tecnico e l'altro a livello fisico. Quindi bisogna un po' correggere questa lacuna durante la campagna acquisti di gennaio. Anche a basso costo non mi interessa, bisogna però coprire questo buco. Detto questo, non mi è dispiaciuto neanche Bissek che oggi era al debutto. Poi noi Inzaghi lo conosciamo, Inzaghi ha una paura allucinante delle espulsioni e visto che il giocatore si è fatto stupidamente ammonire, Inzaghi ha deciso di sostituirlo per far entrare un De Vrij che si è confermato a degli ottimi livelli dopo la brillante prestazione di Bergamo. Però io credo che Bissek abbia grossi margini di crescita, credo che sia giusto farlo rimanere a Milano, nonostante ci sia una concorrenza tremenda, perché Bissek deve fare i conti con Pavar, che è uno dei difensori più apprezzati d'Italia, non solo, con Darmian, che comunque l'anno scorso si è rivelata una garanzia sotto tutti i punti di vista, con Acerbi, che ha più esperienza di lui, e con De Vrij, che comunque è un giocatore difficile
da tenere fuori, perché anche se non è reduce da delle stagioni stupende, comunque è un giocatore che nel corso degli anni ha dato tanto per l'Inter ed è difficile rubargli il posto così come se fosse facile. Perciò è giusto dargli tempo, però il ragazzo mi sembra bravo, mi sembra disciplinato. Non facciamo, non pompiamolo troppo, diamogli il tempo di lavorare, però dei buoni segnali onestamente oggi li ho visti da parte di Bissek, non ho visto buoni segnali da parte di Sanchez, anche Çalhanoğlu oggi è abbastanza sottotono, ci può stare, ripeto, perché Çalhanoğlu dobbiamo giudicare il suo rendimento fino ad ora, è stato quasi sempre fondamentale, oggi purtroppo ha risposto negativamente, però ci può anche stare, non è un problema. L'importante è che Çalhanoğlu ritorni ai suoi livelli nelle partite che decidono il campionato, perché quello è l'obiettivo principale. E ora ci giochiamo il primo posto con la Real Sociedad. Bisogna solo capire chi arriverà prima e chi arriverà secondo. E ragazzi, contenti per la qualificazione, adesso dobbiamo chiudere come primi. Ora andiamo a Lisbona col Benfica, contro un Benfica che sarà già eliminato e non avrà niente da chiedere, però io voglio arrivare primo, ragazzi, perché dovessimo chiudere il girone da primi, eviteremmo molte big agli ottavi e ciò potrebbe non essere un dettaglio secondario. Dobbiamo vincere queste ultime due partite per chiudere da capolista il girone. A detta di tutti, la Real Sociedad è stata la grande rivelazione della Champions, a mio giudizio no, perché io la Real Sociedad è una squadra che conosco bene, l'ho vista giocare tante volte l'anno scorso in Spagna, è una squadra rognosissima e non mi stupisce che abbia ottenuto dei risultati simili in Champions. Bene, bene, bene così, perché ragazzi, era fondamentale qualificarsi. L'abbiamo fatto con due turni d'anticipo, abbiamo fatto il nostro dovere alla grande in Europa. Ora speriamo di confermarci anche in Italia, perché questa squadra deve mettersi in testa questo concetto, che non si possono le due competizioni come il campionato e la Champions League, ok, che sono due competizioni diverse, però andare bene in una non ti consente di andare male nell'altra. Nel senso, non è che si può fare come l'anno scorso, dove in campionato abbiamo buttato al vento una tonnellata di punti, mentre in Europa abbiamo superato le più rosee aspettative. Dobbiamo cercare di essere regolari in entrambe le competizioni. Lo so che non è facile, perché comunque le partite in Europa ti portano via tante energie. Però, se sei una grande squadra sotto tutti i punti di vista, devi superare pure dei test simili. Devi avere la testa della grande squadra. Questa squadra, in termini di mentalità, ha fatto dei progressi in Europa veramente notevoli. È giusto fare i complimenti anche all'allenatore, perché come era giusto criticare l'allenatore l'anno scorso quando sbagliava a ripetizione, quest'anno vedo un Inzaghi più tranquillo, più maturo e più responsabile. Sarà che la finale di Champions le ha dato maggiori certezze, però per il momento il rendimento, il bilancio è assolutamente buono. I conti si fanno sempre alla fine. Questo vale sia quando il momento è negativo che quando il momento è positivo. Non bisogna deprimersi se le cose vanno male, ma neanche fare i voli pindarici se le cose vanno bene. Bene così, primo obiettivo raggiunto e adesso ci tocca chiudere in bellezza col Frosinone e poi pensare alla prima settimana dopo la sosta, che sarà una settimana semplicemente di fuoco, perché andremo prima a Torino con la Juventus e poi a Napoli. Due trasferte davvero davvero importanti, dove dobbiamo dimostrare tutto il nostro valore e lì si vedrà di che pasta siamo fatti. Un saluto ragazzi, alla prossima e sempre Forza Inter. Andiamo agli ottavi, bene così, bravi tutti, onore a voi.